Fuori ormai tutto mi schifa, resta a casa e dopo gioca a FIFA. La curva tifa, faccio Barça Pisa, resta a casa e dopo gioca a FIFA. Mi dice amore andiamo a Ibiza, non resta a casa e dopo gioca a FIFA. Facciamo shopping da Carpisa, non resta a casa e dopo gioca a FIFA. Ok, bella a tutti i poddolini, siamo di nuovo qui sul secondo tempo col trio Pontusa di Juventus Torino. Ovviamente, come sapete, avete visto il primo tempo, questa partita è, diciamo che abbiamo segnato il gol con Giaccherini, c'è stata la bellissima azione di Giaccherini e ha segnato. Adesso la cosa più importante è cercare di mantenere il vantaggio oppure completarlo con qualche altro gol, insomma, per poter eliminare il Torino dalla Coppa Italia. E, insomma, in poche parole, ho fatto dei cambi e adesso li vedete, eccoli qua. Allora, entra Samuele Pogba al posto di Maurizio Isla e Rolando Bianchi. Lo prendo. Attenzione. Ecco l'inizio. Si gioca. Tempo, Juventus che conduce. Bonucci. Si gira su Felipe Luis. Di Luis giocava prima, non mi ricordo. Comunque, ok, sì, Felipe Luis è bravissimo. Bonucci. De Ceglie. Lo stoppa. Nick Steiner. La prende. De Ceglie. La prende. Lo Santos. Ok, la palla su Zigzag. Zigzag si gira su Mirko Vucinic, che ha provato a lanciargli la palla ma non riesce a lanciargliela a Pogba, che l'ha scattato benissimo. Ma non fa niente ragazzi, la palla è sempre con noi. Giaccherini, Vucinic si gira, Zigzag sulla palla di Zigzag, Zigzag, fatto il portiere! Zigzag! Ho segnato io ragazzi! Ho segnato io! 2-0! No no, ne ho fatti tanti, però questo qua poi... Grandissima la cosa di Zigzag che si infila sotto la ciolla del portiere, ragazzi, ed è golla. Adesso che ho fatto il secondo gol posso anche cambiare Bonucci, lo faccio riposare e metto Paciupiu, che dovevo la giocare tanto tempo questa partita, me l'ha chiesto col cuore, io non potevo giocare Paciupiu. 900 Pogba quello. No, Murissini. Allora, Dani Alves al posto di Bonuccio. Eccolo qua. Un bacetto a Bonucci perché ha giocato bene e poi si siede. Oh. No. Ok. Questo cambio non è di certo. Perfetto. Si gioca. La prendo. Ok, anche la posizione regolare. C'è ancora il Torino che prova ad andare avanti. Con De Fedus. Darmian. Stevanovic che la butta fuori. Ma subito va Felipe Luis a prendere sta palla con Dos Santos. Si gira Dos Santos. Dani Alves. Dani Alves, ancora lui su Giaccherini che purtroppo non ci arriva. Diop da solo contro la porta e Diop solo va subito la palla sulle ali e riesce a prenderla via. Ok, Vucinic da quella posizione. Vucinic e Samoa si gira. Samoa a Samoa si gira, la finta di Samoa c'è. Zigzag da quella posizione, va a cercare Giaccherini che purtroppo non ci arriva, era troppo lenta la palla di Zigzag. Darmian però da Legu, Dani Alves, da Santos, Dos Santos, attenzione, Rodallega la prende subito, la stoppa Vucinic, lo stoppa Zigzag, la prende a scatta Nick Steiner. Nick Steiner scatta, attenzione, Nick Steiner 1 contro 1, scatta Nick Steiner con la sua velocità, il cross c'è, Pace più, la prende Pace più, dai, quella c'è buona però Lucky Dead, 60 Glick spazza via con un intervento, 60 il nostro filosofo Lucky Dead, ragazzi. Ok, c'è Suciu. Suciu Stevanovic, Suciu, ancora lui, Suciu, Suciu, le ali, subito la stoppa le ali, grande portiere secondario per quello che ho preso io, Nicola le ali, ok, c'è Giaccherini, a Samoa cambia tutto, vede libera subito Vucinic, filtrate verso Nick Steiner, vede Pogba, si gira Pogba, Pogba, attenzione, Pogba, gira Pogba, Pogba, ha fatto il tiro Pogba, lo Santos, lo sceglie, Nick Steiner, la stoppa, Zigzag, si gira, Pogba la prende! Pogba! Pace il tiro Pogba! Ball! Pogba! 3-0 Juve! Eccolo qua il tiro di Pogba che si inserisce sotto l'angolino sinistro del portiere e il gol! 3-0 per la Juve! Pogba! Eccolo qua! Il polpo segnato! Pum pum! Pogba! Si continua la partita, il Torino non molla, anche se non hanno dove vai. Attenzione, Gonzales la prende su Diop, De Ceglie, la stoppa, ancora De Ceglie, la ristoppa, Pogba, massacra.
Ok, Pogba. Lo status, posizione regolare, lo status, Vucinic. Si gira Vucinic, fa il corso verso Giaccherini. E poi ci arriva. Vaisello, si gira Vaisello. Ancora su Defetus. Ma c'è subito l'intervento di Nick Steiner. Ancora Vaisello. Vaisello 1 contro 1. Verba Sebus, Nick Steiner. Gorbasov, ancora lui, Defetus. Si ferma Defetus. Ascolta Defetus. E Gorbasov, ancora lui. Dio per la produzione, ma c'è Leali che la prende uscendo dalla porta. 3-0 la Juventus in vantaggio di 3 gol. Attenzione, c'è. Asamo Miao, la bella posizione. E va su Vucinic, si gira Vucinic. 1 contro 1 Vucinic. Bellissima Vucinic con doppia finta. Ancora c'è di Giaccherini. E girata qua. Per la stoppa. La prende Nick Steiner. Il tiro lì Nick Steiner. Non ci arriva a tirare Nick Steiner per poco. Poco poi si gira di testa. Samoa. 1 contro 1 Samoa. La finta. La soggiù su Giaccherini. La finta. Giaccherini ha potuto tirare là. Però purtroppo la palla finisce troppo sopra la traversa e quindi non ci riesce. Ecco qui il Torino che fa un cambio. Esce Defetus. Ed entra al suo posto William Shakespeare. Esegu Basicca. Attenzione, c'è Dio per la propria posizione. Dagli Alves, prova a fermarlo, non ci riesce. C'è Gorbosov, deceglie. Deceglie ancora lui. Deceglie. Insiste. Giaccherini. Ancora Giaccherini col filtrante va a cercare subito un giocatore. Gioca Zig Zag che si salta tutti gli uomini che hanno davanti. Zig Zag 1 contro 1. Mamma mia, Zig Zag cosa ha fatto. Pogba. Si gira su Vucinic, Vucinic posizione regolare, a Samoa da posizione, il corso deve vedere Samoa, colpo di testa, non ci arriva! Attenzione, Diop, Gorbo, Sobbo, lui su Nick Steiner, ancora Nick Steiner per posizione, c'è Diop, posizione regolare, rola allega, passa più, Leali, su Zig Zag, hanno perso la palla, passa via Leali, Gorbo, Sobbo da posizione, ancora, la vende, Gorbo, Sobbo, ancora, posta libera, con l'errore di Leali, ma Rod Allega segna il 3-1 oggi e il primo gol del Torino di oggi. Va bene, si segna, lo status, subito su Felipe Luis, si gira Felipe Luis, la stoppa, Pogba, si gira Nick Steiner, Nick Steiner su Zig Zag, la finta su Vucinic, si gira Vucinic, Vucinic per un filtrante su Zig Zag, si prova Zig Zag dentro la porta, si prova a ziccare dentro la porta Zig Zag, si prova a ziccare la te. Però ancora su Felipe Luis, la Samo Miao, la Samo Miao su Vucinic, ancora Vucinic, la Samo Miao, ancora Samo Miao, Vucinic, poco vado per posizione, non ci arriva, la stoppa, la prende, Nick Steiner! 4-0-1 Juve, Stefan, Nick Steiner, eccolo qua, e così chiude per sempre la partita, Nick Steiner. Allora, 82esimo, il quarto gol della Juventus. Perfetto, siamo quasi alla fine, ragazzi. Il Torino sta prendendo alla grande. Benissimo, la palla di Felipe Luis non ci arriva. Darmian, ancora Darmian. Il accendente potrebbe fare il 2. Il 2, il Torino è al portiere di distanze, però purtroppo non ce la fa. Il portiere Leali che la lancia via a Buzzo. Forse palla per la Juve? No. Ah, sta uscendo Masiello all'85esimo. Attenzione, Masiello. Sta uscendo e al suo posto Gabriel Rodriguez. Sta entrando, penso che si chiama così, non lo so. Ok, Diop, attenzione, Diop, lui Gorbosov da quella posizione che deceglie, si gira, deceglie, deceglie 1 contro 1, deceglie contro Gorbosov, deceglie e subito la butta fuori, grande Paolo deceglie, grandissimo di giocatore. Attenzione, c'è Stevanovic, il corso del calcio d'angolo, attenzione, 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 allora lì sopra la traversa. Spazza via Nicola Leali. La palla va a finire verso i piedi di Giaccherini. Alla testa meglio. Ok, attenzione, solo il Diop. Diop è solo, Diop. Gio Santos che prova a fermarlo. Ok, c'è un fallo. Si è infortunato il capitano del Torino. Glick. Si è infortunato Glick. Sì, la barella. Lo prendono. È uscito Glick con la barella. C'è un cambio per il Torino. Alla 87esimo minuto. Gli fanno le trasmanie. È entrato Migliorini al posto di Glick. Il capitano del Torino si è fatto male con quell'azione che è contrastata. Ok, c'è il possesso palla della Juve, però subito la Juve restituisce palla agli avversari. Reva Ribeiro alla palla tra i piedi, vuole rinviare lungo e facendo i compagni di avanzare, devono sfruttare nel migliore dei modi in questa occasione. Reva Ribeiro si è bloccato, ragazzi, si è bloccato il portiere. Ok, eccola, si è mosso, la prende. Ok, attenzione, c'è Giaccherini per la posizione che non, purtroppo non lo stoppa. Su giù, ancora su giù, ah, Samo Miao,
niente da fare, ancora Gonzales, si gira Giaccherini, ancora Giaccherini che purtroppo non riesce a fermarlo, si gira Gonzales sul Gorbosov, da quella posizione c'è Gorbosov, c'è De Celje che corre come un cane malato, bravissimo De Celje, Dani Alves, la palla a finire su nessuno perché l'arbitro fischia la fine e il portiere, e là la partita finisce così, 4-1 la Juventus, Giaccherini, Zigzag, Pogba e Lichtsteiner, e con un gol di Roda Lega del Torino. La Juve passa il turno. Bravo. Ecco qua, vediamo tutti i saluti. Ci sono i giocatori che salutano le squadre. I giocatori che si salutano a vicenda. Si salutano il pubblico. Zigzag dà la mano a voci di certi per lui. Se bacio non ti bussa. E poi vediamo un po' se siamo là con Isla. E anche Alfredo De Celje che dà la mano ai direttori. Felipe Luis dalla subito la mano, è benissimo ragazzi, è una bellissima partita, è stata veramente emozionante, piena di gol e piena di eventi straordinari. Certo, ovviamente, guardate, dovevo pubblicare una partita che purtroppo non ho registrato con un errore scelto di Lewandowski, clamorosa, penso che i vostri occhi scoppiano. Adesso vediamo un attimo quelle azioni, qui c'è il gol di Rodallega. Benissimo ragazzi, adesso io col tempo giusto qui vi salutiamo e vi diciamo per la prossima, io vi saluto per la prossima partita che sarà penso la Coppa dei Campioni contro il Galatasaray o il Paris Saint Germain che purtroppo poi non ho pubblicato, ma le pubblicherò e ovviamente le farò e le pubblicherò. E quello che vi volevo dire è che iscrivetevi al canale se siete ancora iscritti e mettete un video che vi piace e alla fine dico bella ragazzi, ciao a tutti gente! Robin One sia con voi!